Vorrei prima di tutto ringraziare ciascuno di voi per la presenza qui questa sera. Nella vita annuale della nostra università questo è un momento particolarmente caldo. Voi venite dall'Italia, venite da tantissimi altri paesi. Abbiamo l'occasione nel corso dell'anno di incontrarci nelle più disparate città del mondo. È molto incoraggiante, è molto bello vedere la fiammella della Bocconi presente sempre di più in tutti i continenti. Ed è la suggestione visiva di quel network, di quella grande rete, che Riccardo Monti, al quale va il mio ringraziamento più convinto e più sincero, alimenta di dinamismo, di entusiasmo, con la sua capacità di diffondere questo entusiasmo, creando quindi qualcosa di ulteriore dopo l'opera fondatrice che negli anni scorsi è stata condotta da Pietro Guindani, che saluto e ricordo con affetto. Tocca a me portarvi durante qualche minuto la terza e ultima voce in-house, dopo quelle di Andrea Sironi e di Bruno Pavesi. Spero che in ogni edizione di questa serata i nostri messaggi siano stati coerenti e armoniosi. Avrete certo notato che anche dal punto di vista musicale abbiamo voluto dare un valore aggiunto questa sera, perché del terzetto faceva parte anche un basso nella persona di Bruno. Andrea Sironi, prima che io venga al laureato dell'anno, all'alunno dell'anno, Andrea Sironi è nel cuore di tutti noi, è stato elogiato con parole che non sono sufficienti. Quella di Andrea è stata una cavalcata di 4 anni tutti d'un fiato. Tutti d'un fiato, con una squadra coesa, animata da una leadership, quella di Andrea, straordinaria per forza e pacatezza al tempo stesso. Siamo in materia di stile questa sera. Andrea ha dato prova di uno stile straordinario che ha molto contribuito ai successi della Bocconi in questi 4 anni. E non ho dubbi che Gianmario Verona vorrà muoversi in questa linea di continuità, saprà farlo, certamente apportando sempre ingredienti nuovi di sperimentazione, come dal 1902 la nostra università sta cercando di fare. Ma vengo a Stefano Sassi. Ho il vantaggio, rispetto a chi ne ha illustrato prima i meriti, di avere, come tutti voi, ascoltato questa straordinaria e semplicissima testimonianza di vita, che se uno non sapesse se il riconoscimento di questa sera fosse stato, che frase, pienamente giustificato o no, il suo speech ci ha fatto capire che tipo di personalità abbiamo di fronte a noi. Voglio anche esprimere i miei omaggi alla signora Enrica, che ho avuto il piacere di avere accanto a me questa sera, e a tutta la famiglia che accompagna il premiato. Nel 1960 sono successe 3 cose memorabili in Italia. 2 di loro certamente irripetibili, la terza chissà, forse ripetibile, ma al momento non sembra molto probabile. Quest'ultima, 1960, le Olimpiadi di Roma, grandioso evento, vedremo se e quando si ripeterà in tempi acconci e opportuni. Ma i 2 eventi certamente irripetibili e
che a tutti gli osservatori alquanto superficiali, prevalentemente non bocconiani, potevano sembrare eventi privi di una loro correlazione, sono stati nel 1960 la fondazione della Maison Valentino e la nascita nel 1960 di Stefano Sassi. Quindi molte cose erano già scritte, ma il tilt definitivo alla sorte, perché come era scritto Stefano Sassi finisse al vertice della Valentino, lo si scopre avendo riguardo al suo luogo di nascita, Varese, che evidentemente, come ognuno sa, lo qualificava particolarmente per la guida di anime e di uomini e per una carriera eccellente. Sento molto, pur non ricordandolo come studente, pur avendolo incontrato, quindi stasera di fatto per la prima volta, sento molto questa comunanza di origine. E proprio leggendo un articolo che gli ha dedicato un quotidiano di Varese, La Provincia, credo di aver colto un paio di elementi che aiutano a comprendere il successo di Stefano, soprattutto nei 10 anni alla guida della Maison Valentino. Anzitutto, questo articolo del novembre 2015 è la cronaca di una sua lezione agli studenti dell'ultimo anno del liceo scientifico varesino di cui è alumnus. Possiamo anche consentire ad un liceo di vantarlo tra i propri alunni, il noto liceo Galileo Ferraris. Non è frequente che il capo di una grande azienda trovi il tempo nella sua agenda frenetica per un'attività di questo tipo, andare a tenere una lezione a un liceo. Serve un legame forte, uno spiccato senso di attaccamento alle proprie radici, in questo caso all'istituzione e alle persone, insegnanti e compagni di classe, che negli anni decisivi del passaggio dall'adolescenza all'età adulta hanno contribuito a plasmare ciascuno di noi. Ebbene, credo che questo tipo di ancoraggio alle radici e ai valori che queste trasmettono sia una bussola importante per esercitare la leadership in un business che vive di stagioni, di collezioni che si susseguono rapidamente e che spesso si dimenticano ancor più rapidamente, se è vero, come disse Coco Chanel, che la moda è fatta per andare fuori moda. Il che ricorda un po' le politiche economiche. Penso che per riuscire a rinnovare il marchio Valentino senza stravolgerlo e senza recidere il filo di continuità con lo stile del fondatore, la capacità di interpretare la tradizione sia stata importante, tanto quanto lo sguardo sul futuro e la propensione all'innovazione. Secondo elemento che mi ha incuriosito e che stasera è stato già adeguatamente ricordato è l'abbinamento tra il DES e l'MBA e anche risultato agli atti della serata che Stefano avrebbe voluto studiare filosofia, ma complice la famiglia e il suo senso di responsabilità scelse per fortuna la Bocconi e il DES. Forse però il DES, proprio perché in quell'epoca era il più filosofico tra i corsi di laurea della Bocconi. Dopo la laurea e l'esordio nel mondo del lavoro, maturò la scelta di fare l'MBA e subito dopo di spiccare il volo nel mondo della consulenza direzionale. E mi fermo su questo punto per sottolineare l'importanza della motivazione di Stefano Sassi. È una persona che dà istintivamente, senza saperlo, la tentazione agli altri di chiamarlo col primo nome, le chiedo scusa dottor Sassi, mi fermo su questo punto per sottolineare l'importanza della motivazione che Stefano Sassi
di Stefano Sassi, che cito le sue parole, era allora sostenuta dal bisogno di entrare a capofitto nelle cose, che è un bisogno, tuttavia, gentile signora, che non sempre sopravviene quando è alla guida di un aliante, quello di entrare, di buttarsi a capofitto. Da un lato la filosofia e le discipline economiche e sociali per comprendere i fenomeni del mondo, non fermandosi alle loro manifestazioni più superficiali, ma auspicabilmente arrivando alle loro cause. Dall'altro le MBA per imparare a gestire e esercitare la leadership. Poi, siccome ho il vantaggio della dimenticanza della sua scaletta, potrò riflettere ulteriormente sul suo discorso. Ma vorrei chiudere con una confessione a tutti voi. Questa serata, che ricordo come una delle più calde e delle più belle nella serie delle proclamazioni dei bocconiani dell'anno, per me era iniziata malissimo. Io non sono mai stato fisionomista, non vedo più bene come una volta. Quando sono arrivato, ci siamo presentati il dottor Sassi e io, e credo 7-8 minuti dopo, nel processo di sederci a tavola, l'ho rincontrato e gli ho detto, per fortuna a bassa voce, io parlo sempre a bassa voce: come stai, caro signor sindaco? Ora, questo punto non vi sembri superficiale. Chi volesse elaborare un modello predittivo di chi saranno i prossimi bocconiani dell'anno, i prossimi alunni, faccia attenzione a queste mie sommesse parole. Abbiamo visto seduti vicini Sassi e Sala, anzi in ordine alfabetico e di entrata nel prestigioso albo Sala e Sassi. Purtroppo il sindaco Sala ha dovuto lasciarci per un impegno importante, ma è venuto istintivo alla signora Vittoria Monti e a me di scattare almeno una foto per associare alla vostra indagine questi due personaggi. Non so se è possibile vedere questa foto. Siccome non li riconoscereste, questo è l'alumnus Sassi, quello è il suo predecessore Sala. A tavola abbiamo anche tenuto un piccolo seminario con le signore a me più vicine per identificare le caratteristiche somatiche di questi due volti, che hanno veramente in comune molti, molti tratti, così come credo le loro personalità, per cui attendiamo forse un ingresso del sindaco Sala dopo molte legislature in una forma suprema di fashion management del futuro, e chissà che le ambizioni politiche del dottor Sassi non lo portino in una direzione complementare. Non so se coloro che devono decidere l'alumnus dell'anno dell'anno prossimo dovranno riflettere anche su questo aspetto. Comunque l'alfabeto, l'analogia fisionomica, eccetera, sono tratti che voi sapete d'ora in poi devono essere presi in considerazione. Grazie e complimenti.